Finalmente, rieccoci qua. Sono tornato dopo tanto tempo. Passato un po' di tempo, sì. A proposito, buon Natale. L'ultimo video l'ho fatto 5 mesi fa. Poi mi chiedono se ho smesso con YouTube. Cosa ve lo fa pensare? Sì, sono caduto in trappola. Sono caduto in trappola e voi vi stareste chiedendo cosa vuol dire? In che trappola sei caduto? League of Legends. League of Legends, conosciuto con l'abbreviativo di LOL, per chi non lo sapesse, è un videogioco di strategia nel quale due squadre composte da 5 persone l'una si sfidano all'interno della landa degli evocatori, utilizzando campioni diversi che quindi utilizzeranno abilità diverse. Perché è una trappola League of Legends? Per chi ci gioca, non c'è bisogno che lo spieghi, sa bene perché lo sia. Ma per chi non conosce il gioco, ha un problema di fondo. League of Legends sembra un videogioco free to play, ma se tu vuoi giocarci, devi essere pronto a pagare tutta la tua sanità mentale, psicofisica e psicologica. Questo gioco ha una meccanica molto bella, ovvero più vinci, più vincerai, ma più perdi e più cadrai verso il baratro di una tristezza immonda e depressione irrecuperabile. No, vabbè, Altra scusate, parte. non ha senso! Guarda! Oh, don't touch my brother! E perché non smetti di giocarci? Ci ho provato, ci ho provato, ci ho provato. Non si può, è causa dipendenza, mi dispiace. È come la droga, non è che puoi andare da un drogato e dirgli di smettere di drogarsi. Avete visto Arcane? Bello, vero? Lo so che è bello Arcane. Ma ascolta questo mio consiglio. Non giocare a League of Legends. Ti rovinerai solo la vita. Approfondiamo un altro po' il mio problema. Chi mi ci ha portato in questa trappola? Bene, un po' di anni fa ho conosciuto delle persone online, siamo subito diventati amici e ho scoperto che giocavano a League of Legends. Io, affascinato, un po' incuriosito anche da questo mistero, e ho detto: ma che cos'è League of Legends? È divertente, non è divertente, dato che loro ci giocano sempre. L'ho scaricato. Ho comprato un nuovo PC, addirittura ho comprato un nuovo PC, l'ho scaricato. Non c'è bisogno che dica altro. È colpa vostra. È colpa vostra. Voi che mi avete portato a League of Legends, è colpa vostra. Non dovevate. Avete rovinato la vita di un povero ragazzo. Ho provato dei rimedi. Ho provato dei rimedi, poiché di fronte a un problema ci vogliono dei rimedi per risolverlo. Beh, per forza. Il primo fu provare a dai giochi, qualcosa di più tranquillo. Non so. Prato Fiorito, per esempio. Ma vaffanculo. Non ha funzionato. Però ho trovato un secondo rimedio che sembra funzionare, però alla lunga diventa un po' fastidioso. Mi sono incatenato al letto. In questo modo non posso accendere il PC per giocare a LOL. Quindi non ha funzionato neanche questo. Che devo fare? Non so che devo fare. Quindi, ragazzi, se voi conoscete qualcuno che possa aiutarmi, qualcuno che possa porre fine alla mia vita, a mali estremi, estremi rimedi, cioè non è che c'è tanto da discutere qua. Ditemi voi, qualche prezzo ragionevole, ovviamente, perché non sono ricco. Beh, come tutte le volte, È arrivata l'ora di salutarci. Noi ci rivedremo tra 5 mesi. Va bene? Ciao.